Ciao, sono Cecilia di Colibrì, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo quali sono i temi lessicali, quindi il vocabolario che devi conoscere per superare l'esame di livello B1. Alla fine del video ti darò anche un consiglio molto importante per l'esame. Prima di iniziare, segui il nostro canale e metti mi piace a questo video. Ogni settimana sul nostro canale troverai dei video utili per migliorare nella lingua italiana e anche per prepararti all'esame di certificazione. Il livello B1 è collegato alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni. Questo significa che devi conoscere le parole che servono per affrontare le situazioni normali. Le situazioni comuni che possono capitare nella giornata di ogni persona. Per questi temi lessicali, che tra poco ti dirò, devi avere una buona comprensione e una buona produzione. Significa che devi capire le parole quando le senti o quando le leggi e anche che devi usare queste parole quando parli o quando scrivi. Quindi devi avere una buona conoscenza di questo vocabolario in tutte le quattro abilità: ascolto, lettura, scrittura e parlato, che sono le abilità dell'esame. Ecco l'elenco dei temi lessicali in cui devi avere un buon vocabolario per l'esame di livello B1: famiglia, casa, scuola, lavoro, città e servizi, sanità, viaggi, tempo libero, ambiente, tecnologia, acquisti, cucina e comunicazione. Come vedi, sono argomenti che riguardano la vita di tutti i giorni. All'esame non troverai argomenti più difficili. Non ti chiederanno di parlare, ad esempio, di politica, economia, scienza, perché questi non sono temi della quotidianità. Consiglio per l'esame B1. Per allenarti e per arricchire il tuo vocabolario su questi temi, ma anche per capire se sei pronto per l'esame, prova a pensare alla tua esperienza personale su tutti questi temi. E prova a raccontarla usando la lingua italiana. Facciamo un esempio. Prendiamo un tema, il tema della tecnologia. Parlare di tecnologia a livello B1 significa parlare di internet, del telefono, del computer, delle videochiamate, dello smart working. Allora, prova a rispondere a queste domande. Ti piace la tecnologia? Quali strumenti tecnologici usi e perché? Secondo te la tecnologia è utile? Quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi? Quali sono le differenze tra l'Italia e il tuo paese d'origine su questo tema? Ecco, se riesci a rispondere facilmente a queste domande, significa che sei pronto per l'esame di livello B1. Se invece hai difficoltà a trovare le parole per rispondere, significa che devi studiare ancora un po' e devi allenarti ancora un po' per l'esame. Per prepararti, per migliorare nel vocabolario, puoi guardare i nostri video di vocabolario utile sul nostro canale e puoi anche seguire uno dei nostri corsi online di preparazione all'esame B1. Ti ricordo che all'esame non devi essere perfetto. È possibile sbagliare qualche parola, è possibile anche bloccarsi su alcune parole e anche non conoscere il significato di qualche parola. La cosa importante è riuscire in generale a dimostrare di avere un buon vocabolario su questi temi. Allora, buono studio, grazie per aver guardato questo video, scrivici se vuoi studiare con noi. Ciao ciao!